Nel frattempo che facciamo bollire l'acqua per cuocere la pasta, ci dedichiamo al condimento. Mettiamo il pomodoro dentro una pentola. Aggiungiamo un filo di olio e profumiamo con il basilico. Aggiustiamo di sale . Copriamo e lasciamo cuocere a fiamma medio-bassa circa 10 minuti. Al bollore saliamo l'acqua. E buttiamo la pasta. Mettiamo un po' di sugo alla base della teglia. Inforniamo. In forno preriscaldato ventilato a 200 gradi, dopo circa 15 minuti la nostra pasta è pronta.
ballo di spaghetti all'italiana in forno. Iniziamo la preparazione. Mettiamo l'olio nella padella. Uno spicchio di aglio schiacciato. Uniamo la passata di pomodoro. Aggiustiamo di sale. Qualche foglia di basilico. Saliamo l'acqua al bollore. Una volta ripreso il bollore, aggiungiamo gli spaghetti. Mettiamo gli spaghetti scolati nel pomodoro. Diamo una bella mescolata. Grattiamo un po' di parmigiano. Aggiungiamo la scamorza a dadini. Mescoliamo. Ho foderato uno stampo a cerniera con carta forno e ora lo vado a ungere con l'olio. Andiamo a mettere tutti gli spaghetti nella teglia. Da ultimo un altro po' di parmigiano. Inforniamo il nostro timballo di spaghetti. In forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per 20 minuti, il nostro timballo di spaghetti è pronto. Timballo di spaghetti all'italiana in forno. Amo gli spaghetti all'italiana.